Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva. Iniziamo dal Lucchese. Quest'oggi incontro al Museo dei Tifosi sotto la curva ovest con l'assessore Marchini, che parla a nome di una cordata di imprenditori interessata all'acquisto della società. La sede chiusa, il più atteso Arnaldo Moriconi, che prima non si presenta e poi arriva con mezz'ora di ritardo. Ecco gli ingredienti del summit convocato allo stadio dall'assessore Celestino Marchini con i soci della Lucchese. L'occasione è importante per scoprire le carte in tavola e per capire se davvero c'è la volontà di intavolare la trattativa con la cordata di imprenditori lucchesi interessati alla società rossonera. Perché altre strade non ce ne sono, anche se qualcuno già lascia dichiarazioni come se fosse il nuovo padrone della Lucchese, non faccio nomi, ma mi sembra che dopo Lucchese Pontedera qualcuno si sia sentito in diritto già di parlare da futuro padrone. E questa è una cosa che si deve capire, la parte sana della città dei tifosi non accetterà mai, io credo che è più chiaro di così. Quindi cerchiamo di lavorare per il bene della Lucchese. Riferimento quest'ultimo all'intervista rilasciata al Tirreno da Piero Belardelli. Nonostante il ritardo di Moriconi, la riunione alla fine si tiene. Sulla possibile entrata della tanto annunciata cordata di imprenditori lucchesi vigila il Comune di Lucca, che sta facendo il possibile, ovviamente solo da garante. Sì, cioè, l'idea era quella di trovarci, ho convocato questa riunione per poter in qualche maniera accelerare i tempi, in modo da poter presentare quanto prima possibile agli imprenditori un progetto economico sportivo. Visto che comunque questa richiesta era già venuta alcuni giorni fa, no? C'è stato un po' di temporeggiamento, definiamolo così. Ha risentito lei gli imprenditori lucchesi? Si stanno un po' stufando della situazione? No, allora io non ho sentito, anche perché essendo un periodo di festività è chiaro che un po' la gente era un po' a giro per il mondo, e quindi dico, ho aspettato di capire come si mettono un po' la situazione. Io spero nel giro di pochi giorni di avere questo documento da poterlo poi presentare ai lucchesi, sempre che ci sia questa volontà qui. Gli imprenditori interessati però ci sono e ancora sono motivati? Sì, gli imprenditori ci sono. E adesso un bilancio del 2017 appena trascorso per quanto riguarda lo sport versiliese. Come sempre lo sport locale ha proposto un 2017 in salsa agrodolce, con calcio e hockey a fare da apripista, con momenti di sincero e giustificato godimento. Nel calcio la storica promozione in Serie D del Seravezza Pozzi, nell'hockey su pista la vittoria in Coppa Italia e in Supercoppa del Forte dei Marmi, ma anche con il rovescio della medaglia, di grandi attese che al tirare delle somme si sono rivelate autentici boomerang, come le retrocessioni dall'eccellenza in promozione del Pietrasanta e del Camaiore, storiche formazioni che hanno calcato anche campionati importanti, specialmente il Pietrasanta addirittura anche in C2. Per ciò che riguarda il Seravezza, si è consolidata anche nell'attuale campionato di Serie D, veleggiando nei paesi alti della classifica insieme al Forte dei Marmi, che è stata sicuramente, dopo una partenza in salita, adesso ha raggiunto posizioni di estrema tranquillità, zona playoff. Ma la meraviglia è il Viareggio, che dopo essersi salvata ai playout la scorsa stagione con Carlo Bresciani in panchina, è stata protagonista in senso assoluto nel campionato del 2017. Nell'hockey su pista il Forte dei Marmi espone due trofei, ma rimpiange il mancato triplete per la sconfitta nella finale scudetto con il Lodi. Dal canto suo i rivali di sempre del 100 giovani calciatori hanno lottato fino in fondo su tutti i fronti. Ha fatto sfoggio organizzativo portando al Pala Barzacchi la Final Four della Coppa Scherz, la Supercoppa Europea e Continental Cup, ma si sono dovuti accontentare di non salire sul gradino più alto del podio. Peccato per il tennis Italia Forte dei Marmi, che in Serie A1 con una squadra ringiovanita è arrivata ad un soffio dalla finale scudetto, tradita sul piano tecnico dal giocatore simbolo Paolo Renzi, ma tutto sommato una squadra che può guardare al futuro con un certo ottimismo, perché alcuni giovani del TC Forte dei Marmi sono sicuramente tra le belle realtà di questo momento. In occasione della prima partita del 2018 del CGC Viareggio al Pala Barzacchi, in programma sabato sera alle 20:45 con lo Scandiano, si esibirà anche il tenore Giovanni Cervelli, quindi un appuntamento importante per i tifosi bianconeri.
successo con 100 partecipanti alla prima edizione della camminata Viareggio Bocca di Serchio e ritorno organizzata da Roby Pagliante, appassionato di Nordic Walking, aperta anche agli appassionati di camminate sportive in genere. Molti camminatori sono arrivati oltre che da Viareggio e dalla Versilia e da Lucca, anche da Bologna, Milano, Monza e Vico Pisano per una manifestazione che pare avere tutti i presupposti per diventare un appuntamento tradizionale. E adesso parliamo di un San Silvestro di corsa per i ragazzi del gruppo podistico Parco Alpi Apuane che hanno salutato il 2017 con prestazioni di rilievo. Il presidente Graziano Poli e la compagna Lazzini sono scesi lungo le strade di Bologna per la Bo Classic 2017, conquistando il primo, l'argento di categoria, arrivato 78esimo assoluto, la seconda, la quinta piazza di categoria e 183esima assoluta. Bene, con questo termina la pagina sportiva del nostro telegiornale. Ci fermiamo, un breve break e poi c'è la terza parte del TG9.